ORC 2020, diamo i numeri. Esatto. Diamo i numeri, nel senso che, punto di domanda, diamo i numeri oppure li daremo noi adesso. Abbiamo fatto due calcoli sul nuovo VPP, Che è quindi il uscito? È software. uscito il VPP, è uscita la regola, forse Esatto, stimolata. forse è No, stimolato dal nostro forse no. VPP. No, 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 assolutamente. Sono uscite tutti i documenti, diciamo, soliti, un po' in ritardo, ma è Esatto. uscito tutto. Non è uscito ancora il documento sul VPP, tra l'altro, Su in tutto ciò. VPP, però va bene. Quindi noi comunque abbiamo potuto far girare qualche Qualche certificato e renderci un certificato. po' conto del grosso cambio, no? Di questo cambio sul Esatto. COZ0, che tra il 75 e l'85% non è più, non passa, diciamo, Sotto sotto, al di l'egida. sotto del, no, Esatto. esatto. Una volta praticamente passava nel mucchio delle vere, così non veniva visto proprio dal regolamento, usciva dal radar, diciamo. Invece adesso entra nel radar e ci entra Bello potente, bello esatto. grosso, anche perché diciamo, ti dà, da un punto di vista del GPH, ti dà una differenza notevole. Notevole, sì, sostanziale. Abbiamo fatto un po' di test, insomma, siamo Su una attorno. barca da 45 piedi, Esatto. generica, di cui non faremo né il nome né il Esatto. cognome. È un aggravio dell'1% Certo. su un GPH che appunto sta 500, sì. tra i 500 e più o meno attorno ai Esatto. 500. E stiamo 500. parlando di 5 secondi alla Quindi miglia più sui dell'1% GPH. dovuto solo a questa vela qua. Questa vela che Esatto. peraltro per inciso è poco più grossa della metà del Jennaker più grande Esatto. e quindi insomma un COZ0 abbastanza classico, Sì. insomma al 75% abbastanza classico, quindi Normale, niente esatto. di particolare. E quindi come botta sul GPH è notevolissima. Sì. Ovviamente abbiamo fatto ovviamente la prova. Come effettivamente si diceva, se tu fai una vela similare però con diciamo, con la larghezza a metà rispetto al rapporto alla base all'85% o più, effettivamente Esatto. questa di nuovo rimane fuori, diciamo, dal Fuori dal radar radar. del regolamento, quindi non viene Esattamente. vista, quindi il GPH non ne ha nessun aggravio. Invece questa qua al 75% adesso è penalizzata in maniera notevole, Esatto, anche perché non è anche perché, solo penalizzata nel suo range esatto, vero. è anche penalizzata, la cosa particolare è che è penalizzata anche per vento molto forte ad angoli Ad molto angoli. alti, cioè andando non di poppa, ma col vento reale tra il 125 e 135, insomma 120-135%. Che è Esatto. una situazione in cui in realtà questa vela non entra in gioco Sì, di solito normalmente. utilizzi un'altra vela, cioè solitamente utilizzi puoi anche utilizzare un Jennaker piccolo, voglio Esatto. dire, tipicamente. E questa cosa succede perché. Allora, questa cosa succede perché sostanzialmente quando l'ORC funziona, che quando aumenta il vento esistono delle cosiddette funzioni di depotenziamento che in pratica considerano che le vele non funzionino adeguatamente, no? Sono sostanzialmente fatte per ridurre la superficie velica senza Certo. andare a fare i calcoli su tutte le vele esistenti in barca, perché se no l'ORC dovrebbe richiedere che tutte le vele presenti in barca siano presenti nel certificato e dovrebbe calcolare la prestazione con ognuna di queste, che è una cosa che magari nel tempo succederà, Sì, esatto. però è sicuramente, insomma, Adesso dei problemi pratici complicherebbe, ed esatto. economici, nel senso che tu tutte le volte che fai una vela dovresti farti rigirare il Esatto. certificato, il che ovviamente è un aggravio da un punto di vista delle spese un po' poco Esatto, giustificabile. Diciamo che esatto. bisognerebbe che da un lato il solo fatto di rifare una vela non sia ragione di un rigiro di certificato con tanto di spesa annessa connessa, bisognerebbe trovare diciamo, un accomodamento. Però si tende ad andare verso questa denuncia puntuale Puntuale di tutte le esatto. vele. Questo Perché? sembra essere l'orientamento. Esatto, ricordiamo che adesso tutte le vele che sono tra il che sono o delle headsail set flying, quindi dei fiocchi volanti, diciamo, o comunque tutti gli SP con l'SMG tra il 75 e l'85% devono essere forzatamente dichiarati. E Esatto. appunto l'errore scaturisce, il fatto che vengano visti anche con tanto vento, è un errore che scaturisce dal fatto che
I coefficienti di questo tipo di vele vengono calcolati, quindi la prestazione della barca viene calcolata utilizzando sia i coefficienti della Heads Day Sail Flying sia i coefficienti degli spinnaker, insomma degli asimmetrici, motivo appunto per cui esce questa anomalia sui venti forti. Quindi sostanzialmente queste vele sono viste più performanti per la barca rispetto alla vela maggiore considerata la sua funzione di depotenziamento. Esatto, quindi questa è la ragione per cui in realtà il GPH ti, diciamo, anche da un punto di vista teorico, esatto, ti peggiora di più di quello che dovrebbe. Esattamente. Questa è un po' la conclusione della cosa. Cioè, in realtà il fatto che venga vista, che questa vela venga vista performante con vento forte quando in realtà tu non la usi, è dovuto al fatto che c'è un piccolo, esatto, diciamo, errorino di valutazione delle cose. E quindi bisogna diciamo, valutare in maniera molto seria se non fare una vela all'85% invece che al 75%, chiaramente per chi è regata in orca, perché altrimenti il vostro cozziero al 75% è, esatto, sicuramente un po' penalizzato. Penalizzato, un, esatto, po' penalizzato. Chiaramente non è un gran problema perché ha fatto un cozziero pesante, lo usa effettivamente come se fosse una 5. Questo, sì, non è un gran problema, no, però per chi invece esatto, ha la 5, probabilmente cioè può essere interessante farsi il cozziero all'85%, che ovviamente non ha la stessa prestazione di quella, no, 75% nel ovviamente suo range classico, no? di diciamo traverso con vento leggero, però sicuramente comunque una vela che ha il grosso vantaggio che non ti aggrava il rating, esatto, di nulla. Esatto, a questo punto sì, c'è un po' un bivio, diciamo, tra il cercare di appunto fare una vela all'85% sacrificando un po' una parte del range, certo, di prestazioni della barca, oppure spingere la barca sempre al massimo e fare delle vele che però a questo punto vengono pagate sul rating parecchio, soprattutto per... Sì. Soprattutto quando purtroppo i comitati utilizzano il GPH come metodo di calcolo dei compensi, che, esatto, sappiamo che è piuttosto sbagliato. Diciamo, una buona scelta, come dicevi prima, il fatto di dire mi faccio il cozziero all'85% rispetto alla base, quindi non mi aggrava il rating, e invece se ho dei problemi con bolina, con vento leggero, esatto, a quel punto lì mi faccio un head sail set flying veramente diciamo potente, leggera e potente, che mi copra il buco di rendimento del mio fiocco leggero, esatto, però a quel punto lì mi faccio una vela abbastanza grossa ma non molto più piccola del cozziero, esatto, in modo tale che comunque anche con vento forte alla fine mi entri in un tale diciamo, esatto, riquadro piccolo delle mie polari che alla fine, esatto, non, esatto, che alla fine non mi aggrava il GPH in maniera particolare, no? Esattamente. Quindi, che ne so, se è un fiocco che è facciamo finta 60 metri quadri e un Genker che è 200, mi faccio il solito COD che sarà intorno ai 120, esatto, e invece mi faccio un Excel Flying che sarà intorno agli, che ne so, 70-80, sì, una cosa del genere, no? E quindi a quel punto lì riesco in un certo senso a coprire abbastanza tutte le condizioni senza un grandissimo aggravio, diciamo. Esatto. Sicuramente tutta questa differenza porterà a dover studiare molto bene, almeno, certo, in questi primi anni, in questa prima fase, il proprio inventario di vele. Esatto. Non sarà assolutamente facile. Non sarà facile, anche perché poi un conto è quello che c'è scritto, certo, sul certificato, un conto è quello che poi si vede in regata, ecco, perché uno, esatto, può anche permettersi di aggravare il proprio GPH di 3-4 secondi al miglio se poi va tanto più forte nelle condizioni in cui era particolarmente debole. Però ecco, bisogna vedere, insomma, certe cose si possono vedere solo dopo una stagione almeno. Esatto. Grazie, buona giornata. Ciao, ciao.